Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi ci troviamo a Venezia e voglio condividere con te quattro tecniche, quattro approcci fondamentali per realizzare cinematic vertical videos di altissima qualità. La prima regola che voglio condividere con te è: innanzitutto utilizza la camera app nativa del tuo iPhone o del tuo smartphone. Perché? Perché solitamente sono ottimizzate e maggiormente stabilizzate. Però attenzione, devi prestare caso alla risoluzione e ai frame rate che utilizzi. Come risoluzione ti consiglio ovviamente un 4K e come FPS 24 FPS. Perché? Perché 24 FPS ti danno una motion blur cinematografica. Nel caso volessi creare uno slomo, creare un effetto di rallenti in post-produzione, ti suggerisco di utilizzare un 4K 60 frame rate al secondo e poi rallentarlo al 50%. Secondo tip, estremamente semplice ma al contempo efficace: componi il tuo shot in anticipo. Che cosa voglio dire con questo? Intendo non partire mai con il cellulare a caso cercando di comporre mentre stai registrando. Componilo in anticipo tenendo a mente sicuramente la regola aurea dei terzi, tenendo a mente il framing, quindi che cosa vuoi inserire all'interno della tua ripresa, ma allo stesso momento mantieni anche attivo il senso di storytelling, ossia la percezione che vuoi dare al tuo spettatore. La terza regola che voglio darti è quella di utilizzare elementi di foreground blur per dare profondità al soggetto o all'oggetto. Infatti questa tecnica possiamo assolutamente utilizzarla sia con un soggetto, quindi con una persona, sia invece con un oggetto. Ok, per foreground blur che cosa intendo? Intendo utilizzare degli elementi che sono vicini alla lente, che di conseguenza andranno in blur, quindi andranno in autofocus. Questo darà un senso di profondità all'immagine e darà un aspetto più cinematico alle tue riprese. La quarta e ultima regola che voglio darti è quella legata ai camera movements. Considera che dei b-roll cinematografici sono fondamentalmente realizzati attraverso la composizione, sicuramente anche attraverso il color grading, sicuramente attraverso la motion blur, ma anche e soprattutto attraverso i movimenti della camera. Il mio suggerimento per te è quello di non utilizzare esclusivamente l'asse verticale e orizzontale per i movimenti, ok, ma utilizzare la profondità attraverso una sorta di effetto analogico zoom in, zoom out. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto. Contentissimo come sempre che siate arrivati fino a qui anche oggi con me. Lasciami nei commenti
le tue idee, curiosità o domande, ti ricordo che ho un corso di fotografia già disponibile e a breve ci sarà anche un corso di filmmaking e di content creation. Iscriviti alla nostra community Content Creators Italia. Io ti mando un fortissimo abbraccio e ci rivediamo nei prossimi giorni.